Che 7? Che 9, scusa. Sì. Vada con il Dimmi tu. sussurro dissonante. Ok. Manco Lol. morto. Niente. Donna, se si Ma deve che salvare, non si salva. Si deve colpire con la chiappa. cazzo di tiri ha fatto? 4-3-2. Ok. Sub-ottimo. E poi passo. Ok. Come cazzo riesco a fare in due? Tocca a Noah. Dai, no, Che smortalo. prova ad andare qui e prova a riattaccare. Non lo prende, manca a pagare. Tartan Smile. Ok. Però vantaggio. Vero, io non Sì. gli dato l'altro e ce l'ha detto Sì, tipo 3. ma. Sì, ma Sì, ma sapevo che serve a non sarebbe. Wow. Diciamo che è stato Va molto utile, però no. bene. Fatto sta che Don giustamente si è accorto di chi gli ha accennato e prova a tirare una manata sana sana a Lilia. Via. E ha Sì, portato a proprio Lilia. così. Sì. E C'ha un ha portato braccio di perché. 3 metri e mezzo. Se alto 4 metri, Dieci il piedi. braccio è. Sono pure 10 piedi, quindi è in realtà abbastanza vicino per lui. Quindi 20 più 7. Dimmi se ti prendo, Lilia. Vabbè, stasera me lo dici. Aspetta, di quanto non di quanto la supera la CA? Wait. E di quanto? Magari, che ne so, magari ha un fotto, lei dice ah, è tipo fidget. No, tranquillo, sapevo già perfettamente che l'avevo superata. Conosco le vostre CA. Lo so, ma io potrei tirarle su, perché c'ho la cazzo di catena che me lo può fare. Ah, tipo. Oddio, buon. Aspetta, mo te lo dico. Va bene, tranquillo, basta, basta. 16. Amaru. Dai, di 6 la supera. Niente, ok, vai avanti. Santo Dio. Santorini. Comunque. Ti prendi 16 danni, Lilia. Buoni. No, che non muoio, però porca troia. No, ho detto buoni. Non ho detto che muori. Ah, avevo capito muoio. No, che non muoio, però. Al prossimo attacco. Not yet, anyway. Ok. Carelius, anche tu hai il vantaggio. Sì, lo so, ce l'avevo già anche prima per Vaughan. Parto sempre con Great Weapon Master convintissimo, Vada. visto che ho staccato 50 vantaggi. Ok. Questo si è andato a fanculo con il loro ritiro. 17. Sì. Very nice. I danni sono 14 più 2 danni che ritiro Ok. e più 6, 20 danni. Ok, perfetto. Com'è la situazione? Vedo che inizia a sentirli i colpi, più o meno. No, Narrami di come niente. reagisci. Ok. Intanto Sarei uso bruciato. la Tu principalmente noti le mia. Sì. ferite, noti le ferite, noti i tagli, noti che tu stai in profondità e noti che lui però non sta facendo nemmeno un gesto di dolore. Sta lì, Ok. fermo. Uso la mia azione bonus per fare favore divino che mi fa tirare un altro di 4 per i danni. Ok, perfetto. Quindi sono finite anche le punizioni di vino. Ok, quindi il D4 di danni me lo devi tirare adesso o me lo tiri dopo? Dopo, perché l'attacco l'ho già fatto. Perché sono un idiota, Ok. perché ho fatto la. Niente, nevermind. Vabbè. Lol. Così, ok. Lidia, tu hai ricevuto una botta, ma enorme, però sei ancora in Incredibile. piedi per tua fortuna. Cosa vuoi fare? Attacco di nuovo. Guarda, se vuoi da questa parte, aspetta, te la indico. Da questa parte qui c'è l'uscita, se vuoi. Ci sei Se abbastanza ne vicino va. per correre, se ti va. Ciao ciao. No, io Ciao. attacco. No, attacco
attacco manco per il cazzo, però lo attacco, ci provo. C'hai vantaggio, okay. C'hai vantaggio. Ma ho l'ispirazione. Ma hai anche il vantaggio, no, non usare l'ispirazione, prima uso il vantaggio. Prima il vantaggio. Ok, il vantaggio, scusatemi. Abbiamo il vantaggio. Oh. Vantaggio. Ecco, bravo. Okay. Quindi adesso uso l'ispirazione. Se no. Vuoi usarla. Ma non ha senso. È perché così vabbè, gli faccio più danni. Lo decide lei se vuole usarla o no. Se io poi faccio un bel punto, gli faccio più danni. Potresti fare pure un punto, però. Potrebbe però uscire. Se ti esce uno, i tuoi danni si azzerano, però. Va bene, no, va bene così. Si usa di più quando sei lì per colpirlo. Allora lo usi. Okay. Due di otto. Ok. Quindi? Sono 2 di 8 più 4. La furtività non la puoi fare perché ti ha visto. Quindi sono 7. Belli. Quindi 6. Very nice. Qualcosa di oggi non lo so, dobbiamo scaldare l'algoritmo. L'algoritmo faccio sempre uno, che cavolo. Ma i danni da fuoco li fa o no? Il D6? Sì, il sì, fuoco, però fuoco. D6? Vada col D6. Ah, ok. Ci sta. Perfetto. Mi ha sentito. L'algoritmo ti ha sentito. Oibo. Ok. Van. Tento semplicemente di tenerli come prima. Quindi... La mia azione effettiva è... Se vedo che lo stronzo attacca, cerco di tirargli indietro la testa così a svantaggio. Così non vedo un cazzo. Ok. Quindi fai tipo ti prepari per una reazione praticamente. Sì, ovviamente la mia azione è letteralmente sto lì, quando attacca gli tiro sulla testa, così non vede. Punto. Ok. Sei cool. Tocca a me? Yes. Allora, io faccio questa cosa qui. Vado vicino a Lilia. Tiro fuori la mia messa a fuoco. Ok, bellissimo. La tua telecamera? La mia telecamera la tiro fuori. Dai! Secondo me lo one shot a Don la telecamera, sai? Niente, vabbè. E tiro fuori la pietra che ha cura ferite. Uh-huh. E la do su Lilia. E gliela tiri in testa, okay. Ce la spacchi in faccia proprio. Ok. Dimmi tu allora... se posso usarlo come interazione questa cosa. Sì, no, semplicemente tu ce lo appoggi addosso e il cristallo fa effetto. Mm-hmm. Semplicemente devi tirarmi però tu il dado del cura ferita. Ok, cos'è che ha? Un D8. Era un D8 se non ricordo male. Dipende dal livello dell'incantesimo, per ogni livello. Era un livello D8. Allora un D8. Era primo livello. 8 bello, bello. Capitilia. Bello. Bene, poi vado 1, 2, tanto mochi, li levo tutti e due. Muori punto a lei. Quindi poi vorrei usare la mia azione bonus. Fare metagame. La mia azione no. Bonus. Chi? Su Noah. Ok. E... Se riuscirà mai ad usarlo. Sì. E poi niente, tiro ancora un sussurri dissonantosi. Ok, ti rifaccio il tiro. Vada. È critico? È considerato come critico? Non penso. Fallimento mio, più che altro. Quindi principalmente lo sbilanci. What? Mego io, amico. I danni, quelli grossi. Allora, voi notate che appena Zeku fa appunto questo suono talmente assordante, voi vedete praticamente Donna che si agita tantissimo e praticamente cerca di scappare e vediamo un pochino se cade... O se se ne accorge, perché ricordiamoci che la gamba è sempre incastrata. Mm-hmm. Non se ne accorge, cade ma è ancora morto. Quindi lui prova a scappare da questa parte, quindi voi immaginatevi che lui prende e fa sto passettino, bam, cade prente per terra, steso. Lillo. Quindi tu, Van, principalmente vai a finire qui, più che qui sopra, perché mo sta allungato. Beh, sì, sì.
Se si è spostato lontano da me, posso fare un attacco di opportunità. Beh, effettivamente si è allontanato. No, più che... no, lo considera che non è che si è allontanato, c'hai un piede davanti, se ti interessa. Ok, va bene. No, magari mi fa la pedicure. Vabbè, gli taglia le unghie con un colpo solo. Guarda che fa male. Vabbè. Ok, allora aspetta, fammi aggiornare gli HP di donna. Vada Noah, okay. Prendici fiero dalla tua ispirazione, allora, bardicina. Io fare qualcosa di incredibile, però mi sa che non lo farò mai perché non ho ispirazione. Quindi niente. Lella. E guarda, me ne manca una, me ne manca. Sono già 6-1 che ho fatto oggi. Posso dirtelo? Te lo meriti fortissimo. Meno male che c'ho vantaggio. Meno male un par di palle. Vabbè, niente. Non si può oggi, okay. Non si può. Bastardo. E niente, tocca a Don che da sdraiato cerca di ricreare le fruste provando a colpire Van di nuovo. Dipende? Sì, puttana tua mamma. Allora, vediamo quanti critico, danni fanno. Quasi critico, quasi critico. Cioè, la cosa bella è che anche volendo me l'alzo soltanto di 2 la CA, quindi posso. Quattro danni ti prendi. Che bello, che bello. Che bello, che bello. E questa è la prima frustata. Madonna, ah, no, avevo detto che era più di una frusta? No, non l'hai detto. Ops. Non c'è problema. Di quello che sei ogni tanto, La seconda ti manca. La terza ti prende. E oh no, reazione, più 2 la CA. Nope. Ok, allora ti tiro l'ultima e ti manca. Perfetto. Ok, però una frustata tu ti sei preso veramente, mangiati qua sul tuo culo. Così ti sei sentito. Ecco, infatti, gli fai anche il gridolino. Giusto? Carelius, la bestia allungata dinanzi a te, puoi fargli... prende tutto, puoi divertirti a usarla come vuoi. La gamba vedo che ce l'ha ancora bloccata. La destra sì, la sinistra è libera. In tal caso mi sposto... voglio spostarmi in modo da... non voglio spostare la nota di... no, ok. Spostarmi in modo da non prendergli la gamba, di mirargli tipo all'addome. E okay. Menare un affondo, sempre con Great Weapon Master. Master. Okay. Master. Natural 20! Mamma mia! No, adesso okay. Devi tirare anche la l'ispirazione. Così? Così la duplichi! La duplica? Fa un doppio attacco, visto che hai fatto coso. Dai, fai danni. Fare come duplicazione. Oh, vabbè. Duplica. Vaffanculo, va bene. Usa l'ispirazione. Okay, poi fai il doppio attacco anche. Ah, no. Sì. Puoi fare un altro attacco, sì. No? Quindi magari usalo col secondo. No, non lo so. Boh, fai come vuoi. Posso decidere di retroattivamente di non usare l'ispirazione su questo attacco? Ok, va bene, non uso ispirazione su questo attacco. Quindi i danni sono 14. Shitballs. Cazzo, la matita finita. vabbè, 14 più i danni questi. 10, sì, quindi 24. Questi okay. Sono... ritiro questi due dadi, quindi. Per altri danni. Questi danni sono 10. E gli altri danni sono altri 10. ok, poi c'è il D4 della benedizione, che sono altri 3. Ok. E poi per Great Weapon Master faccio il mio secondo attacco con l'azione bonus. Ok. Ma i 10 danni li abbiamo aggiunti. Vantaggio... li abbiamo aggiunti? Sì, sono a parte dei 14 che ti avevo detto all'inizio. Okay. I miei danni di base, se vado con Great Weapon Master di base faccio più 14 danni. Ok. Secondo attacco sempre con Great Weapon Master. Ok. Allora.
Sono... Shit. Dai, sì. Sono 6. 7 in totale. Ok. È inutile l'ispirazione. L'ispirazione è inutile. Anche se fai 6, fai 13. Quindi. Sì. Quindi niente, basta. In qualche modo riesco a mancarlo, nonostante... Ok. Bullshit. Poteva andare meglio. Sì. Vabbè. Quanti danni hai fatto? 20 più 14 più 3. Aspetta, non ho raddoppiato il dado del... Più altri 3. 20 più 14 più 6. 40. Lol. Però non avevi, non avevi la punizione. 40, non avevo la punizione. Purtroppo. Mannaggia. E niente. Però ho aggiunto 6 danni per il... Ovviamente tu... Ci sta. Niente, tu lo colpisci comunque bene sull'addome, gli lasci un bel segno, ma noti che comunque lui non reagisce. Continua a subire, ma non reagisce. Lilia. Dai, allungato per terra. Sì, sì, attacco anch'io di nuovo. Il vantaggio... C'è il vantaggio? Ok, lo prendi. Ok, vai, tirami 2 di 8 più 4. Ok, aggiungi i danni da fuoco. Ok. Perfetto. Scusate, fine. Va bene. Io adesso sto provando ad attaccarlo all'addome, allora. Sì, tu pure comunque riesci a fargli danni, bruciature, eccetera, eccetera, ma noti che principalmente lui non risponde per ora. Van, tu sei praticamente sceso in realtà a terra, stando allungato lui. No. Quindi sei libero pure di ritirare le catene, volendo. Mm-hmm. Chi mi assegue quando sto ragionando su che minchia fare? Perché una piccola parte di me vorrebbe letteralmente tirargli le catene e tenerlo a terra. Però so che deve farvi tiri di salvezza e probabilmente esce, perché li fa contro di me, non contro Zaipul. C'è nulla attorno a noi, è una stanza totalmente vuota. È una stanza totalmente vuota. Ma non, c'è, non è tipo l'ufficio di... Ma non era lo studio, scusami. Sì, non ma è tutto distrutto. Vabbè, ma c'eri, ma c'erano le cose una volta che però sono scomparse. Ma c'eri è quanto grandi? Sassi, scrivanie, librerie, libri. No, non tetto che è caduto, roba del genere. Non ancora. No. Non ancora. Siamo se voi lo possiamo far cadere. Mi sarebbe utile. Punizione divina contro il tetto. Non ho ancora tirato uno shutter. Sennò probabilmente cadeva qualcosa. Mena le mani, mena le mani. Non voglio menare solo le mani, non mi serve a molto. E allora agire. Allora scappa, cosa ti devo dire? Per il trasporto di via. Cazzo, in realtà potrei chiamare i granchi. Non sai che è bello? Si attaccano. Vai, iniziate a tagliare un po' di... Usa la manovra oceano. Allora... Mi riattacco come prima al corno e provo a ricecarlo. E c'è bisogno di attaccarti al corno che sta allungato per terra, scusa. Sì. Perché se per qualche spasmo si alza, almeno gli sto attaccato. Ma ti sto di che è bloccato per terra? Qualche spasmo incredibile, gli sto sopra. Perché fa scorreggio e si alza magicamente, che cosa fanno, ho capito. Lol. Raghi, si è rotto una coscia, è caduto sulla coscia rotta. Va bene, santo Dio. Ah, falla attaccare a sto corno. Attaccati, che ti devo dire, attaccati. Cioè, non ha senso, ma attaccati. Ah, cool. Ah, yeah. Arun. No, no, attaccati, per l'amor di Dio. Cioè, poi vedete voi, Vanne, che sta così. Ecco. Ok, sempre uno lo prende. No, nemmeno. Aspetta. Sì, lo prendi. Uno sì. Cazzo è a terra. Sì, sì, se no uno lo prendi, l'altro no, però. Non sono dimenticato di scrivere. Che fammi danni.
Danni più tristi della mia esistenza. Io vado avanti a 7. Ok. Beh, no, prima hai fatto 9. 7. Cool. Sono pronto. Visto che ci hanno tutti l'ispirazione, lo do anche all'ultimo che rimane, la mia ultima ispirazione. Sì, grazie. E quindi do l'ispirazione anche a questo uomo qua. Sempre il suono di... Grazie. E... E niente, tiro un altro sussurri dissonante di livello 2, il mio ultimo. Incoraggio il movimento. No. Ok. Riuscirà a superare la sottino? È sicuro, perché di livello 2. Stavolta è 1, come minimo. Infatti. Poi però prendi comunque la metà dei danni. Sì, vai, tira. Che schifo. Sono 6 danni. 6 danni. Madonna. Che schifo. Magicamente Donna sta iniziando a vincere. Oh no. Adesso in verità si sta curando. Mo c'ha tipo 7000 HP, non sapete perché. Così. Ok. Si sono aggiunti due. Tocca a Noah. Noah? Incazzato come le peggiori... Quella è una nota. Aspettate, sto facendo un casino. Ok. Noah, incazzato come le peggiori faine. Domanda, ma alla fine lo riesco ad accecare quell'attacco? Non me l'hai detto, a proposito. No. Ok. Riesci a ficcargli bene la spada nell'occhio, però noti che non l'hai preso proprio centrale l'occhio, l'hai preso più al fianco per la posizione storta che aveva. Okay. Però un bel danno, comunque ce l'hai ficcata bene comunque dentro, che ti ha fatto proprio un bel affondo e tirato fuori. Vediamo se Noah riesce a colpire col vantaggio. Adesso comincio a capire, Franci, come si dia con Eril, veramente. Più 7. Vai. No. Oh. Oddio. Uno ce l'ha fatta. Quindi, visto che questo è il suo ultimo attacco, R1d6. 6. Quindi R... Ci siete, sì? Sì. Mm-hmm. Ok, no, perché vedevo un po' tutti fermi, quindi... Siamo tutti mobilizzati. 2 di 8 più... più 6... Questi sono i danni di Noah adesso. Vediamo un po'. 24 danni. Wow! Bello. What the shit? Ok. Sei troppo master? No, è una somma un po' strana. Soprattutto fatta da Noah. E fatto sta, vedete Noah che prende sulle due katane, punta una forte botta comunque sul braccio, quello grosso che sta un po' sporgente, e gli tiene una parte del pelo. Notate che ha fatto anche due bei tagli, ma capite che Noah sta cercando di tagliare il braccio dopo aver visto che poteva fare qualcosa, ma con un colpo solo non c'è riuscito. Tocca a Don, che con la manina più piccola cerca di schiacciare Noah. No. Lo prende, figurati se non lo prendeva. Ciao Noah. Sai perché l'ha preso? Addio. È stato un valoroso guerriero, no? Ok. Lo splatta per davvero. Aspetta. Noah viene schiacciato di nuovo al terreno da una forte botta. Vedete che Noah ha perso un po' i sensi, ma notate che sta ancora un po' con gli occhi aperti, furiosi. È ancora in vita. Oh mio Dio. Il che è strano. Cosa, mezzo tigre? Ok, Karelius. No, è mezzo culato. La mia priorità... Allora,
Riesco dalla mia posizione a vedere la gemma che aveva nel petto? Dalla tua posizione la intravedi. Posso la riesci a intravedere? Di andarla a prendere e afferrarla? Allora, ti dico che è ben incastrata, però puoi provarci. Cioè, se ci ficchi la spada e provi a tirare tipo leva, si ci può provare, questo sì. Prova a fare un affondo verso dove c'è la gemma e cercare di estrarla in qualche modo. Tiro un okay. Tacco o cosa? Fammi una prova in atletica. Ok. Devi superarmi un 16. Ah... È partito l'audio di Ele, Ele parla. Come, oddio, ok, ok. Ottimo. Cazzo, porca puttana. È un 2. Totale 8. Ok, tu riesci a ficcare la spadina, ma non riesci a fare leva. Però ti rendi conto che è molto ben incastrata. Ok, quindi immagino di non poter fare l'attacco a questo punto. Quindi ho la spada incastrata nel petto di... No, sì. Io vedo quello che ha fatto Karelius. Sì. Provo ad andare anch'io con i pugnali a fare... dargli mano forte. Operazione di scintillatura. Okay. Fammi una prova in atletica. Adesso vengo anch'io con lo spaghetto. Dai, regà, arrivo anche io. Vabbè, però il mio è più fino, eh. Se è ben fatto... Allora, no, allora, io glielo ficco, no, nella cosa? Io glielo ficco con calma, che cosa vuoi ficcare? Allora, senti, io sono un bardo, quindi lo faccio, non mi interessa. Io ficco a prescindere. Ma il secondo tiro che fai in automatico può valere per il vantaggio? Tiro di sì. Però... è in teoria il vantaggio. Allora, io non ho detto che c'era vantaggio. Per il vantaggio, ma non c'è vantaggio. Secondo me sì, secondo me sì ancora. Secondo me no. Io vado di nascosto. E quindi niente, pure tu. Ci provi, pure tu riesci, pure ficca i pugnali, ma niente. Vanno, vuoi provare pure tu? Tecnicamente è prono, sì. Ha ragione lei. E io ero nel fianco. Sì, ma per l'attacco. Sì, peccato che c'ha una mano, c'ha comunque una mano davanti a voi, quindi se fate qualcosa con vantaggio... Ma io ho fatto un salto così, lo prendo, lo acchiappo, io ci provo. Con i tiri che fai, fai un salto, ti rompi la rotola, vai a fine al fondo soccorso insieme a Noa tra poco. Non so quanto ti conviene. Ok, Van. Vuoi provare pure tu a ficcare le sciabole dentro? Tanto ci stazioni. Posso tirare il Barlin? Tira il Barlin. Che devo dire? Vai. Lo tiri fuori. Ma se io tiro fuori Marvin e gli do il Marlin, può picchiare? Se un granchio riesce a prendere un tonno. Guarda che Marvin, secondo me, può farcela. Guarda che volendo può picchiare, ma te probabilmente. Cioè, visto come l'hai trattato ultimamente, l'hai rubato i 500 monete d'oro che ti aveva guadagnato, ce l'hai rubate. Ma le ha scambiato. No, allora, non gliele ho rubate, abbiamo fatto uno scambio. Lo so, ma lui voleva pure le 500 monete. Non le spese per lui ancora. Oh no. E fammi finire sto cazzo di questo problema con il don e poi gli compro una reggia. Allora, decidi se tirare fuori sto granchio o no. Su. No, vabbè, dai, me lo... Voglio tanto tirare fuori Marlin, ma lo terrò dentro per il momento. Che detto così suona anche male. Lo so. Ok. Però sì, vado a dare man forte. Ok, mi prendo la prova in atletica, vai. Mi dovete solo 16, non dico tanto, 16, dai. 9. Madonna. Anche tu sei ficcato lì dentro adesso. Zekul, prego, ficcati pure tu, vai. No, ma ci penso neanche. Secondo me, ma Zekul fa 20 in atto, ma comunque. Guarda. Io tiro fuori la mia fionda. La fionda? E la tiro in testa qui, wow. Due deficienti. Sì, potrei in effetti. Sì, anche perché l'unico mio trucchetto che fa danni non lo posso usare se ci siete voi. A meno che... Tu non puoi ammazzare tutti. No, a meno che... Allora, dimmi tu, se io mi metto qua... Adesso mi sposto, poi se mi dici che non può funzionare non lo faccio. Se mi metto qua, no? E uso rombo di tuono.
Io colpisco soltanto chi è a un metro di distanza da me. Quindi in teoria colpirei soltanto lui. Il nostro caro Dom. Un metro? Sì, teoricamente sì. Sì, teoricamente sì. Perché Caredus sta più... Sì, sì. Potresti cioè, in verità farlo, cioè, sì. È un metro e mezzo, quindi dimmi tu se è un metro o due metri. No, no, faccio come un metro. Ok, anche perché metto qua. La zona, quindi... Metto qua con il mio tamburello. Ok. Faccio partire un rombo di tuono incredibile. Vai, fammi aspetta, i danni. Aspetta, apro un tamburello. Vabbè, va bene comunque, aspetta. No, deve fare un tiro di salvezza in costituzione. Ah, almeno lascio il più 4, cosa può andare storto, no? Appunto, cosa può andare storto? Sì, comunque sono un D6. Comunque... Sì, ma tanto noi siamo tutti lì, tipo così. Questo bello. Comunque è il turno della sfiga, cioè. Wow. Infatti faccio 4 danni in testa. Ok. 4 con le lame piantate nel mezzo. Arriva Noah, che si alza, vedi quello che state facendo voi, e prova anche lui a darti una mano. Fu così che ci prende a schiaffo. Quante lame ci sono piantate in quel petto? Siamo in troppe. Non può avere vantaggio sto povero uomo. No. No. Lui ma pure ci ficca entrambe le katane. Ma no, sta davanti a te. Ma non era... Ma io ero dall'altra parte, poi ci siamo noi tutti in mezzo. Ok, no, però se tu ti sei andato a piantare le lame nel suo petto, non è che c'hai tipo il wifi, ti sei tutto avvicinare. Quindi, letteralmente, siete tutti incastrati lì dentro, tranne Zeku, che è intelligente, che non c'è incastrato niente. Ok, Don, vedendo che voi state tutti lì, prova con la sua mano libera a chiapparvi a tutti quanti, ed era quello che volevo. Quindi in un po' solo. Vediamo. Allora, primo tiro. L'unico che non viene acchiappato è Zekul, comunque. Mica scemo lui. Lo schivo. Allora, il primo tiro è per Carelius. Ok. Il secondo tiro è per Ban. Ok, non lo prendo. Terzo tiro è per Lilia. La prendo. No. Quarto tiro è per Noah. Ok, Noah ci saluta. Avresti comunque direttamente sì, con te sì, in ogni caso sono ok, quindi adesso tiriamo i danni, visto che comunque sta lì per lì un po' indebolito. Cosa vuol dire lì per lì un po' indebolito? Mi dica, si esprime, grazie. Niente, vi faccio comunque i danni pieni perché sono un grande stronzo. Quindi, allora, Carelius sono 14 Jesus. Danni fuck. Lilia sono 11 danni. E no, vabbè, cazzo di tiro a fare, no, sviene. Addio, amici, addio. Voi vedete Noah che praticamente si accascia per terra e sviene. Prova a fianco a te lì, sta proprio lì a fianco a te, tu hai tiro lui fa. Per terra. E te ne sbatte sì. Altamente il cazzo, vabbè. Oh. Idiota! Sei un coglione, un coglione. Ha parlato quello che ci si è ficcato insieme agli altri con tutte le asce, giusto? Ho parlato. A me non mi beccavi, quindi. Va bene. Comunque. E niente, Donna ha fatto il suo danni. I suoi donni. Comunque. Oh, che vai, Carelius, tocca a te. Quindi ora siamo presi nella sua morsa? No, semplicemente tirato tipo una botta così col braccio sano, poi l'ha rialzato, okay. Quindi siete liberi. Ha dato tipo una mazzata, più che altro. Quindi sono libero di... Ok, vado per un attacco mirato comunque al suo petto, alla zona del gemma. Vedo se riesco a tagliare qualche costa, non lo so. Ma non vale tipo fare un fiancheggiamento, qualcosa del genere? È quello che abbiamo provato a fare fino adesso, ma visto che apparentemente non sembra sentire i danni, stavo provando a rifare qualcos'altro, ma... che non è decisamente riuscito. Dico, cioè, non, in questo caso io non posso fiancheggiarlo e fare anch'io qualcosa, cioè non... In teoria non lo stai fiancheggiando. In teoria non lo stai fiancheggiando, che dovrebbe stare qualcuno qui, dovrebbe...
fino a quando indico. Sì, ma in pratica eravamo tutti qua, quindi hai tutti fiancheggiati tu di noi. Allora ti spiego, il fiancheggiamento è anche quando il nemico non ha possibilità di muoversi. Se lui sta qui ed è libero, non conta come fiancheggiamento, perché qui dietro è bloccato dalla parete, qui davanti c'è il corpo di Noah, ormai. Al lato ci siete voi, ma questo lato è libero perché Zegul viene contato qui, non qui. Quindi letteralmente lui non sta fiancheggiando nessuno. Mi sto semi distante. No, non ho capito, però va bene. Va bene. Dopo mettiti qui, lo fiancheggio, facciamo così. No, io dicevo fiancheggiare, cioè aiutare il mio amico, non il mostro. Beh, se fiancheggi non è che aiuti il mostro. Fiancheggiare, no, non penso che fiancheggiare significhi quello che tu pensi che significa. Infatti è quello che sto chiedendo, cioè secondo me tipo ti do una mano, cioè quello è il punto. No, quello è aiutare, cioè tipo... Esattamente. Quella è l'azione aiuto proprio. Sì, quella è l'azione, che tu usi la tua azione per aiutare un tuo compagno, quindi gli dai vantaggio. Invece fiancheggiare è... Tutti a fare... Quando tu attacchi da più lati contemporaneamente. E non posso farlo quindi per aiutarlo? Dove sei adesso no. Non è il tuo turno. Vabbè, a parte quello. Al tuo turno ci penserai.